Siamo a Saccarellilandia, la città delle bici e la terza tappa di quello che è il Tour dell'Umbria 2013. Marciano con la Cicli Saccarelli ci ospita questo terzo appuntamento con una classifica che vede ancora il maglia rosa, Michele Cartocci del team Cavallino. Qui sono gli amici di Marciano, gli amici che si preparano a questa terza giornata, tappa velocissima in circuito, si passa e si parte e si arriva davanti al negozio di Lucio Saccarelli, il patron Lucio Saccarelli, per una giornata davvero di grande festa. C'è anche Emanuele Marianeschi che è proprio di Marciano, poi Michele Cartocci con la maglia rosa, c'è anche Casagrande con la sua maglia dei cadetti e poi tutti gli altri schierati con la ciclistica senese in attesa di fare anche oggi buon risultato. Ma noi andiamo a sentire un po' quello che pensano i protagonisti di questo Tour dell'Umbria, di quello che è l'avventura 2013 di questo Tour dell'Umbria. Ieri è stata una giornata piena e vissuta intensamente, perché al mattino la cronometro individuale, pur essendo molto breve, 6,7 km, è stata davvero intensa, perché c'erano dei saliscendi, percorso tecnicamente valido, vento contrario, quindi hanno fatto fatica. Nel pomeriggio, kermesse con circuito cittadino ad Umbertide, dove gli atleti hanno dato tutto, velocità sostenute, spettacolo per chi era a vedere la gara e divertimento per loro che con due volate hanno fatto prima e seconda fascia, hanno vissuto un pomeriggio all'insegna davvero del ciclismo amatoriale più puro, con degli sprint che hanno fatto emozionare chi era al traguardo. Sinceramente no, quest'anno ci sono buoni atleti, dai. Ieri un perdita del migrato pomeriggio. Sì, ieri era un circuito velocissimo, anzi troppo veloce, forse se c'era un minimo di uno strappetto sarebbe stato meglio, però dai. Tu... protagonisti che possono venire fuori? Oggi sicuramente Saccarelli oggi proverà a fare la corsa, Marianeschi gioca in casa, sicuramente loro proveranno in tutti i modi perlomeno anche a vincere una corsa, perché finora non hanno vinto nulla. E sono diversi, penso che oggi sia la loro corsa, spero per loro, se no penso che dopo diventa si fa tardi, se no certo, ci proveremo adesso, insomma, vediamo un po' nel corso della giornata come svolge la corsa, c'è parecchio vento. È contrario? Se l'arrivo è contrario, quindi la volata corta assolutamente, però vediamo prima se si riesce a portare via la fuga, giusto? Facciamo gli auguri di pronta guarigione, per come è andata bene, ha solo una costola rotta, tra virgolette, solo, e una distorsione al piede, però è un uomo d'acciaio lui, è il numero uno. Per me è piaciuto, non ti è piaciuto? Troppo poche salite. Tanta polvere, però. E ieri è tripolato, Sì, mi sono sacrificato per il compagno di squadra. Mi sono sfilato e ho perso la maglia. Ci proveremo oggi. Un Tour dell'Umbria che quest'anno ha fatto registrare grandi numeri. 98 partecipanti, belle tappe, divertimento per tutti e una partecipazione davvero qualificata. Quindi quantità e qualità, un bilancio positivo, anche se ancora manca la tappa di domani, ma siamo già con il segno più. Michele Cartocci, sin dall'inizio protagonista, lui è un ex dilettante, quindi già andava forte nelle categorie giovanili e ha fatto subito la voce grossa, però le differenze sono minime, sono tutti racchiusi anche per le varie categorie in pochi punti, quindi è bello perché poi domani a Perugia, a Pontefercino, si risolverà tutto con l'ultima tappa, quindi c'è un finale aperto da vivere fino al traguardo della quarta tappa. Non è la mia, è in prestito questa. Ormai parliamo seriamente, vogliamo andare sul tecnico, proviamo a vincere una tappa perché ormai non c'è più niente, le mai sono finite tutte quante, quindi proviamo con una tappa, ci riusciremo? Eh sì, oggi è proprio tappaccio, molto ventilato, si fa quello che si può le fare, come sempre. La pianura poi alla fine la fa... La differenza la fa sempre il corridore.
È un Tour dell'Umbria che sembra una 6 giorni per Milano più che ciclismo su strada. I percorsi sono molto veloci, si fanno medie altissime, sarebbe voluta qualche salitella in più, secondo me. Però ben organizzato, l'importante è divertirsi. No, quello è quasi impossibile, no? C'è troppo distacco ormai. Ho sbagliato la prima tappa e è sfumata quella rossa. Bello, difficile, con tanta qualità, un bel giro, via, un bel giro. Un giro dell'Umbria come? Tu che vieni da lontano. Durissimo, per me è durissimo, molto forti, tutti fortissimi. Però hai scelto un po' di fare la vacanza. Sì, sì, posti bellissimi comunque, almeno mi gusto i paesaggi quando corro. Il signor Bianchi è avvertito di come stai andando, sì? Sì, certo. Ecco, quindi ha fatto già i complimenti. Come no? Secondo me è ben organizzato e bello fino adesso. Spero che sia anche domani una bella tappa. Quindi un buon voto, un voto alto. Nel senso, una corsa di 4 giorni ad agosto, con questo caldo, 100 partenti non è facile, assolutamente. Un complimento, insomma, agli organizzatori, perché sono riuscito a raggiungere un bel traguardo. No, Giro dell'Umbria che, diciamo, è l'inizio di un periodo buio che ho passato con la sciatica alla gamba, che mi ha fatto tribolare 2 anni. Sono stato un mese fermo ultimamente e ora sto riprendendo e sembrerebbe che forse ho trovato la strada buona per ritornare competitivo come prima, speriamo. La maglia è un sintomo della situazione che sta migliorando, vediamo. Per me è un po' sottotono, diciamo, ma ho fatto quest'anno 60 corse già, quindi sono venuto per correre insieme alla squadra, ecco, per stare tutti insieme e cercare di vincere una corsetta tra oggi e domani, se mi riesce. Allora, eccolo. La barba l'abbiamo fatta, miracolo. I peli pure. L'Umbria, i peli pure, perfetti. Siamo tra... ho legato i capelli. C'è rimasto nient'altro? Beh, è cambiato l'umore dall'inizio ad oggi, quindi iniziamo a assumere aspetti da simile atleta. Simile. Papà ha una maglia, tu non ce l'hai. Io sto a un punto. Ah, pure papà è un punto. Ieri l'ha persa. Quindi siamo tutti e 2 secondi per un punto. E io ero venuto a fare da gregario, quindi la prima tappa avevo preso 0 punti per gregariare lui. E poi mi sono ritrovato così, secondo in categoria, terzo in generale, e oggi ho tagliato la barba per limare quel punticino. Quest'anno sembra non andare bene, dai, però ancora ne mancano 2 tappe, daremo battaglia, promettiamo battaglia. Un saluto dobbiamo fare a Antonio, sì, che ha fatto anche... Assolutamente, ieri ha avuto un incidente abbastanza serio e se l'è cavata come solo lui può fare, sostanzialmente ha solo rotto una costola, quindi è andata bene, per com'era è andata veramente bene. Il buon Giardini ci ricorda quello che è accaduto a Gambacorta ieri nella tappa di Umbertide, con un incidente che poteva finire davvero male. Intanto il patron Lucio Saccarelli è lì contornato da 2 splendide miss. C'è anche Angelo Curi che è venuto a vedere la corsa, si rammarica un po' per non essere stato con noi. L'anno scorso Lucio Saccarelli era contornato da personaggi diversi in divisa. Quest'anno ha scelto di meglio, ha scelto 2 miss in maglia rosa per dare il via a questa terza tappa del Tour dell'Umbria. Dicevo, ieri a Umbertide l'incidente a Gambacorta, mentre era in fuga per quello che riguarda il suo gruppo, la sua partenza ritardata di 2 minuti rispetto ai più veloci e più giovani, una vettura che è uscita da un incrocio se l'è trovato di fronte, botta micidiale, si è pensato subito al peggio e invece fortunatamente, come dice Giardini, alla pelle dura da coccodrillo e poco si è fatto. Ma
andiamo subito a vedere quello che accade, perché al settimo chilometro attaccano Riccardo Cicognola dell'hotel ristorante Peppe Rossella, l'avete visto con la maglia bianca, verde e rossa, Matteo Gnucci del team Saccarelli Alpin, Fabrizio Giardini del team Monarca di Trevi, e al loro inseguimento si portano Samuele Bennati del team Saccarelli Alpin, Giulio Cappelli della ciclistica senese e Paolo Ricci, che indossa la maglia Pua del Tour dell'Umbria della Testi Cicli. I fuggitivi agganciano poi i battistrada, i fuggitivi che scappano dal gruppo per andare a riprendere quelli della fuga si riescono ad agganciare e al comando dunque sono in sei. Ve li ricordo ancora: per l'hotel e ristorante Peppe Rossella Riccardo Cicognola, per il team Saccarelli Alpi Matteo Gnucci, per la Monarca di Trevi Fabrizio Giardini, poi Samuele Bennati che aggiunge una pedina importante e fondamentale del team Saccarelli Alpin, grande velocista che potrebbe andare a chiudere da vincitore la gara odierna, Giulio Cappelli ciclistica senese e Paolo Ricci della Testi Cicli. Le immagini che vedete da questa gara di Marciano a Saccarelli Landia arrivano dalla microtelecamera piazzata sulla bici del team Peppe e Rossella e ci fa vedere una condizione dell'asfalto a volte in pessime condizioni. Purtroppo è una situazione che hanno notato tutti coloro che vengono da fuori regione, arrivano dal Piemonte, arrivano dall'Emilia Romagna, dal Lazio, dalla Toscana, dalle Marche, dall'Abruzzo, tutti quanti un po' si sono lamentati dell'asfalto, di quelle che sono le strade che siamo chiamati a percorrere con questo Tour dell'Umbria. Gli organizzatori possono farci poco e niente se non scegliere percorsi che possono dare il piacere anche di correre. Tra l'altro sono tutte oramai biciclette in carbonio, rigide, durissime, e l'asfalto con le asperità fa davvero vibrazione, tant'è che vedrete poi la telecamera che abbiamo piazzato, è la seconda microtelecamera che fa questo scherzo durante una corsa ciclistica su strada, si spezza con il supporto. Eccolo qua il nostro Lucio Saccarelli, sta aspettando la volata dell'ultimo giro che ci apprestiamo a seguire, e si preoccupa per le riprese che noi facciamo e per come potremmo raccontarle. Memore di quello che era stato lo scorso anno quando l'avevamo inquadrato con due amici carabinieri, ma avevamo fatto passare le peggio cose. Intanto un giro in meno lo fa Christian Bianchetti, buca e purtroppo torna a casa, nonostante che si fosse fatto la barba bello carino, felice e contento, è costretto a tornare a casa con un giro di anticipo. Ma eccoci alla volata per l'ultimo passaggio, e Samuele Bennati, team Saccarelli Alpin, è lui che va a vincere. Eccola la vittoria di Samuele Bennati che batte in volata Giardini, team Monarca, terzo è Giulio Cappelli della ciclistica senese, e adesso aspettiamo il passaggio del quarto. Vi ricordo che ce n'erano sei di concorrenti in fuga che avevano guadagnato un vantaggio massimo di un minuto e mezzo, con Samuele Bennati intervistato dal nostro Fabrizio al traguardo, felice e contento per questa vittoria proprio davanti agli occhi di patron Saccarelli, e sarà proprio una bella cosa. Intanto il quarto passaggio è per Paolo Ricci della Testi Cicli, e poi Riccardo Cicognone dell'hotel ristorante Peppe Rossella, Matteo Gnucci del team Saccarelli Alpin, settimo Diego Mussi di Bartolini Auto e Moto, ottavo Emanuele Marianeschi della ciclistica senese, nono Fabio Alberi suo compagno di squadra, e poi Antonio Monarca del team Monarca di Trevi. Quindi ricordiamo la classifica della terza tappa per quanto riguarda Marciano: Samuele Bennati che è sul podio a festeggiare del team Saccarelli Alpi, vince questa gara del Tour dell'Umbria, il terzo appuntamento, terza tappa. Batte in volata Fabrizio Giardini, team Monarca di Trevi, e terzo è Giulio Cappelli della ciclistica senese. La maglia, ancora una volta, la maglia rosa sulle spalle del leader Michele Cartocci.
una gara fatta sulla difensiva, controllare, va bene così. La parola al patron Lucio Saccarelli. Io do l'anima per l'animaccia tua. No, vi ringrazio veramente, sono veramente orgoglioso e felice di aver portato tanta gente a Marciano, di aver fatto, organizzato insieme al Comune di Marciano una bella tappa e che sia andato tutto per il meglio. Poi è venuta anche una vittoria, ciò non guasta, assolutamente. E ringrazio tutti voi e un grande in bocca al lupo per domani alla fine del tour. E io ringrazierei anche gli organizzatori del tour, perché è gente che è gente di tutti i giorni e che fa tutto a scopo di volontà, di volontariato. Quindi questa è una cosa principale, l'architetto che fa il fotografo, Bazzucchi che fa tutto fare, qualche volta fa anche qualcosa in più, il figlio che non si ferma un attimo, non dorme, non tromba, si può dire, tanto le cose piccole, i bimbi non ci sono, e da tutto per il ciclismo. Grazie di essere da voi, grazie. Penso di essere veramente un amico del ciclismo per il grande lavoro e per riconoscere anche il grande lavoro che viene fatto nel territorio da tanti volontari. Qui ne abbiamo la testimonianza, siamo in una negozio, officina, un po' di tutto del ciclismo della nostra regione. Penso che Lucio Saccarelli abbia un'azienda di grande qualità e pertanto insomma, fa bene il suo lavoro. E oggi siamo anche qui come arrivo del Giro dell'Umbria, per cui un mix di iniziative, abbiamo scelto credo il posto giusto a Marciano appunto per fare questo arrivo di tappa proprio in un'azienda importante anche del nostro territorio. Per cui il Giro dell'Umbria che quest'anno aumenta il numero di partecipanti malgrado la crisi, per cui vuol dire che questa iniziativa piace, è un'iniziativa importante, 8 regioni. Provengono da 8 regioni diverse gli atleti, da 16 province, sono 100 più le famiglie, per cui credo che anche in questa occasione abbiamo centrato l'obiettivo che è quello appunto di promuovere il territorio attraverso gli eventi sportivi e che sta sempre di più dando dei risultati positivi e dobbiamo continuare appunto su questa strada nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per potenziare questo movimento sportivo che è fatto di tante persone, di tanti volontari, penso a Gabriele Bazzucchi che è uno di questi che veramente meritano per l'impegno che mettono e la passione con cui fanno gli eventi. Sì, beh, Marciano anche se in passato si è fatta conoscere più come realtà industriale che come diciamo comune società aperta agli eventi, in realtà negli ultimi anni si è caratterizzata anche per questo, no? Quindi in un'Umbria che diciamo sicuramente è sulla scena nazionale e anche oltre per tanti eventi importanti, anche Marciano sta facendo la sua parte sia nel settore artistico che nel settore anche dello sport. Dopo le interviste di rito con l'assessore alla provincia e l'assessore al comune di Marciano, la maglia rosa vestita da Michele Cartocci del team Cavallino. E adesso andiamo a vedere anche quelle che sono le altre maglie. Ricordo ancora una volta la vittoria per Samuele Bennati, team Saccarelli Alpin, che batte in volata Fabrizio Giardini del Monarca di Trevi e Giulio Cappelli della ciclistica senese. La maglia, la classifica generale, la maglia uomini, provincia di Perugia e Latte Grifo sulle spalle di Michele Cartocci, Cavallino Specialized, la maglia dei GPM, la maglia dell'agenzia Andare Oltre i Viaggi per Christian Balestri, Rock Racing Team, e per i traguardi volanti la maglia della carrozzeria Ecocar, Paolo Ricci della Testi Cicli. Per quanto riguarda invece le altre maglie, quella dei cadetti, la maglia di Rocco Ragni Kashmir per Roberto Casagrande, team Saccarelli Alpin, che la sta indossando in questo momento. Junior, la maglia Conrad San Giorgi per Michele Cartocci, Cavallino Specialized, nella tappa finale di Giardini Tebris di domani sarà indossata da Emanuele Marianeschi della ciclistica senese. Per la senior, la maglia della distilleria di Lorenzo, Samuele Bennati, che proprio grazie a questo
questa vittoria qui a Saccarelli Landia di Marsciano. Indossa la maglia della distilleria di Lorenzo, team Saccarelli Alpin, e poi per la veterani la maglia Agri Tiber 1 con Christian Balestri Rock Racing Team, che domani sarà indossata da Davide Bellato della Macaco Team. La Gentleman, la maglia dei Giardini Tebris, appuntamento domani proprio ai Giardini Tebris, giornata conclusiva. Saremo insieme con Danilo Bellini a raccontarvi anche questa gara. Per Fabio Alberi della ciclistica senese, la Super Gentleman ha la maglia Audace per Agostino Bianchetti del team Pianeta Bici. Eccolo qua il nostro Super Gentleman Agostino Bianchetti, che viene da Rieti, e per la Super Gentleman B il più simpatico del gruppo, Fernando Casarini del Max Team, ancora lui protagonista con la maglia arancione della P6. E dunque si conclude con la vittoria di Samuele Bennati in casa a Saccarelli Landia a Marsciano per questo terzo appuntamento del Tour dell'Umbria, la vittoria per Samuele Bennati. E adesso vi facciamo vedere quelle che sono le condizioni delle strade. Guardate la telecamera come vibra, come sente, con quello che sono i telai rigidi in carbonio, le asperità del terreno. Ma lo vedete dalle immagini come l'asfalto, come è ridotto in pessime condizioni. Non si va neanche estremamente veloce per dire che possa essere qualcosa di strano. Guardate la telecamera come reagisce quando passa sopra l'asfalto, e guardate che tipo di asfalto che si trovano sulle nostre strade dell'Umbria. È un peccato farvi vedere queste immagini, però le condizioni delle strade sono così. Pensate che i ciclisti ci corrono sopra, e questo è sicuramente non un gran bel vanto per chi ospita persone che arrivano da tutta Italia, e fargli vedere le condizioni delle strade. Guardate come vibra la telecamera, quasi impossibile poter sentire qualcosa. Poi succede che a forza di trovare il dolore, ecco la telecamera che stacca il supporto, si spezza, e guardate le immagini che ci regala. Queste sono le situazioni che dobbiamo purtroppo raccontare, vivere e sentirci così. Poi alla fine il nostro amico vede che la telecamera è partita, fortuna che è agganciata con il cavo di supporto di protezione, prende la telecamera e se la rimette in tasca. Ringraziamo per la sua gentilezza.